Il problema nostro, io ripeto, noi abbiamo fatto molto bene prima, prima mezz'ora, purtroppo non riusciamo a trovare un attaccante smarcato dentro l'area di rigore. È vero che Perugia si è difesa bene, noi sappiamo che con Palalta non ci arriviamo, ma l'abbiamo provata sempre. Poi abbiamo preso brutto gol su primo contropiede che hanno fatto e di lì si sono chiusi di più e noi non trovavamo spazio. È vero che il secondo gol è in fuorigioco, è vero che due falli di mano dentro l'area di Perugia c'erano, però se non si vedono non c'è niente da fare. Mister, buonasera, è vero che Pescara è un primo tempo gestito comunque la partita, dati nel possesso palla di uomo. Ha giocato solo Pescara, dai. E che è quello che ho detto, non riusciamo a trovare l'attaccante in movimento dentro l'area di rigore. Magari la palla di Mancuso c'era, la palla di Cappone c'era, che sono palle da sfruttare meglio. Iniziamo a dire che è successo, se è vero che il gioco si è chiuso, però mi è sembrato molto meno brillante rispetto a... Abbiamo cercato, poi è normale che se andiamo individualmente a fare le percussioni è difficile e prendiamo i brutti contropiedi, però l'ipotesi ci voleva più attività, più giocate. È importante è che attaccanti miei devono entrare dentro l'area. Perché visto che buttavamo sti palloni dentro, Capezzuto di testa è la sua cosa, speravo di approfittare di quello, anche se a me non piace quando la buttano dentro. Mister, buonasera, due cose. Nel secondo tempo soprattutto tanti errori, soprattutto nei passaggi a breve distanza, e poi volevo chiederle su Mancuso e Capone se è soddisfatto della loro prestazione, anzi la terza, mi scusi, è venuto in mente adesso, la scelta di Campagnano. Grazie. Vabbè, Capone e Mancuso per me devono andare dentro l'area. Loro mi vengono a prendere la palla sull'esterno e la portano fuori verso la mia porta, che poi non ci si arriva se non abbiamo un terzo che si inserisce. E Campagnaro ha avuto occasione di giocare perché si è allenato tutta la settimana con la squadra rispetto a tempi passati. Mi è piaciuto? Mi ha fatto bene. Mister, buonasera. Si trova qualche difetto lei? Si trova qualche difetto? Nel senso? Sì, sono bruttino. C'ho pochi capelli. Rimanendo lì c'è la partita? Io ripeto concetto, noi proviamo le giocate che poi interrompiamo. Io vorrei che la squadra gioca più convinta sui spazi, che si propone nei spazi liberi e che va a chiudere azione. Perché se te giochi il primo tempo doppio di loro, devi costruire qualche cosa di più. Vorrei chiedere sui due gol subiti, in particolare sul primo, insomma la difesa è passata un po' ferma. Rispetto alle due reti subite, cosa da rimarcare? Vabbè, comincio dal secondo che è fuori gioco, quindi non è gol, secondo regolamento. Sul primo eravamo in superiorità numerica, purtroppo Crescenzi invece di andare a attaccare la palla si è girato di schiena sull'avversario e lui l'ha anticipato. Mister, nel secondo tempo questi continui rallentamenti di gioco e il Perugia raddoppiava e triplicava le marcature sul possessore di palla, eliminando anche spesso Brugman e Pettinari. Questo vi ha creato un po' di problemi secondo me, ma
in prospettiva dell'ultima settimana di mercato, considerando che c'è questo giocatore che abbiamo appena preso un mese fuori, e considerando anche quello che si è visto nel secondo tempo, sarebbe necessario qualche altra cosa, qualche altro ritocco? Per me il discorso è solo un altro centrocampista mi serve, poi penso che possiamo competere. Mister, a tal proposito Macin è un'operazione che definisce conclusa, insomma l'aspetta nei prossimi giorni qua, no? Io finché non tocco no. No, volevo chiedere un'altra cosa invece sui giocatori che sono andati via, Zampano ufficiale da questa sera, poi Benadì, Gans, sono andati via tra virgolette un po' gli scontenti, no, del giorno d'andata, quelli che sognavano o di giocare di più o di andare in Serie A. Qualche muto lungo in meno l'aiuterà nella qualità anche del lavoro, anche nel clima che c'è in mezzo al campo durante la settimana? No, ma io penso, oggi nella squadra c'è clima positivo e buono, i ragazzi hanno fatto gruppo. E il discorso tipo di Zampano, lui voleva andare in Serie A da l'anno scorso, da quando è finito campionato. Ora la sua occasione, è giusto che ne approfitta, io spero che farà bene. Poi il discorso di Benali lo sapete, io lo utilizzavo da esterno, dove secondo me ha fatto anche bene, perché ha fatto i suoi 4-5 gol, lui voleva giocare a centrocampo e per me non ha delle caratteristiche per centrocampista. Fiamozzi al posto di Zampano è un giocatore con caratteristiche giuste per lei? Fiamozzi è un buon giocatore, poi anche lui quando arriva. Mister, un po' di mercato, può confermare che Koulibaly resterà qui? Io non vi posso confermare niente. Se la parola dello scambio con il Boninho, insomma. Non vi posso confermare niente. Devo dire, il primo tempo di Carraro è uscito il Pescara più o meno più brillante. Carraro meno coinvolto, secondo me è più Pescara meno brillante. Sei d'accordo con questa chiave di lettura che ho nome? La seconda, Pescara, lo dice anche lei, cioè, insomma, quando riesce ad avere campo a ripartire, beh, un po' meno di sé. Oggi Perugia ha entrato campo, quindi sono in più difficoltà. È qualcosa di, diciamo, allenabile questa capacità di essere, di fare la partita con meno campo, con meno spazio, quindi di avere qualità diversa? Perché... Io penso che è allenabile, nel senso che io so... Se c'è Persili a destra e a sinistra, spesso si trovano 3 contro 2, lì bisogna approfittare e andare dentro. Poi il discorso di giocare dentro area di rigore una palla pulita. Se ho giocatori una lunetta di schiena è normale che non ci arriva. Carraro per me ha fatto bene, poi il discorso a parte che secondo gol a palla ha perso Brugman e ci hanno tagliato in 3, che eravamo in 1 metro in 3 noi, e lui aspetta giocata perché vuole che si muove la gente, se non ci si muove la gente è in difficoltà come tutti. Posto, grazie, arrivederci.